Il mio domani è sempre asfalto. Lo è stato ieri come ciclista professionista, lo è oggi seguendo in moto il Giro d'Italia e tante altre corse per Rai, e lo sarà probabilmente anche domani come ciclista accompagnatore. Il filo conduttore è comunque sempre l'asfalto, che sia in bici o che sia in moto, asfalto domani e spero per lungo tempo. È la storia di Marco, il cui domani è sempre asfalto. Ieri come professionista, oggi commentatore televisivo e domani... Marco, per andare da un punto A a un punto B, nel corso della sua vita in bicicletta ha incontrato asfalti diversi, acquisendo sensibilità diverse, per poter trovare ogni volta la soluzione migliore per essere scorrevole, efficace e soprattutto sicuro. Se parliamo di passi dolomitici, e non intendo solo affrontati in corsa, quindi con il numero sulla schiena, ma anche in escursioni o passeggiate, cosa fondamentale è la sicurezza, perché spessissimo in montagna si parte con il sole, con una bellissima giornata, e poi strada facendo le condizioni meteo cambiano, gli asfalti cambiano, quindi si passa da un asfalto asciutto ad un asfalto bagnato, e quindi è fondamentale conoscere il proprio limite, conoscere il limite che la strada determina a seconda delle condizioni climatiche. Io personalmente, quando affronto queste lunghe salite, cerco di gestirmi al meglio per arrivare in cima fresco ed affrontare in sicurezza le discese. In questo la tecnologia aiuta molto, ma ricordatevi che senza la testa non c'è domani. Marco da sempre è anche un curioso, e l'incontro con la maratona dell'Es Dolomites, di fatto recente, ha suscitato in lui il desiderio di inventarsi nuovi territori di esplorazione, andando più piano, ma non per questo divertendosi di meno. Anzi, la parola futuro, domani, richiede immaginazione e non violenza. Salire, salire, salire. A volte anche per ore, perché per i più veloci le salite passano in fretta. Per i meno veloci c'è tempo, ve lo posso garantire perché questo succede anche a me, di guardarsi dentro. È l'occasione la salita per cercarsi veramente dentro. Adesso quando faccio una salita lunga penso soprattutto a fare meno fatica possibile, anche se la fatica fa parte, è una componente integrante della bicicletta e della strada. Io penso davvero soprattutto alla fatica che ho fatto quando ero corridore e cerco oggi, a differenza di una volta, di godermi il panorama. Negli ultimi anni mi hanno chiesto spesso come affrontare la maratona delle Dolomiti. Mi sento di dare tre consigli. Io personalmente non affronterei la maratona delle Dolomiti a secco, perché ci sono tante salite da affrontare e quindi il livello di preparazione deve essere appropriato ai metri di dislivello che si affronteranno nella maratona delle Dolomiti. Il secondo consiglio è sulla sicurezza, che in una gara del genere è di fondamentale importanza. Controllo la bicicletta e soprattutto cerco di gestire lo sforzo in maniera intelligente. E infine, ma non per questo meno importante, quando affronto queste grandi salite, cerco di non usare solo le gambe, di non usare solo il mio corpo, ma anche gli occhi. Le futurologie non amano ciò che sta per essere. Non hanno rispetto del tempo, non si mettono al servizio della vita presente e fragile, preferiscono imporre il dover essere, quasi fosse una necessità, e probabilmente lo è.